Buonasera, allora continuiamo questo nostro bellissimo incontro sui cammini lauretani con questa nostra tavola rotonda che sembra, come dire, una ultima cena di Leonardo, ne mancano due, però ecco, forse anche tre, manca anche Gesù oltre i due Giuda. E speriamo di essere all'altezza dell'ultima cena di Leonardo, come interesse. Antonio Paolucci ama definire il nostro paese un museo diffuso e ha ragione. Secondo me però si ha più ragione se si parla del nostro paese come terra sacra. Questo vale sia per l'Italia tutta, sia per quanto riguarda le Marche, questo cuore d'Italia, anche se c'è qui l'Umbria accanto che la chiamano cuore verde d'Italia, ma questo è il secondo cuore verde d'Italia. E perché questo? Perché ogni angolo del nostro paese è segnato dalla presenza cristiana, una presenza di due millenni di storia che si è incarnata attraverso le arti, l'architettura, le vie della fede. Parliamo di cammini lauretani, ma qui possiamo parlare anche di cammini francescani e cammini benedettini che si intersecano in questo territorio. Ecco allora che in Italia abbiamo una presenza di ben 30.000 chiese storiche, 1.700 santuari, 400 abbazie. E potremmo continuare a lungo, e questo perché? Perché fin dall'inizio l'annuncio cristiano ha avuto bisogno, grazie all'incarnazione, non solo di essere detto, ma di essere visto. Quindi l'annuncio si è fatto parola, ma si è fatto immediatamente, fin dai tempi delle catacombe e dei primi luoghi di preghiera, si è fatto subito immagine, si è fatto subito spazio sacro. E questo, come dire, ha segnato in maniera straordinaria questo nostro paese, più di qualsiasi altro paese al mondo. Non c'è paese dove l'arte cristiana abbia plasmato il territorio come l'Italia, e poi lo potete vedere tranquillamente in questa straordinaria e bella regione. E in questa tavola rotonda, come dire, vogliamo mettere a fuoco ed evidenziare, anche grazie a questa nutrita presenza, il fatto che i cammini lauretani non nascono dall'idea di una persona, ma nascono dal dialogo della Conferenza Episcopale Marchigiana, e non solo, anche della Conferenza Episcopale dell'Umbria e del Lazio, con le istituzioni. In questa regione, nelle Marche, questo dialogo è stato particolarmente fecondo. Ha coinvolto la regione, abbiamo visto il presidente presente in tutti i momenti di questi tre giorni e sarà presente anche domani. Ha coinvolto i comuni, ha coinvolto le province, ha coinvolto le camere di commercio, le fondazioni bancarie, ha coinvolto le imprese. E quindi da questo dialogo si vede come, a partire da una realtà storica che era appunto i cammini lauretani, questa realtà storica che, come la via Francigena nel nostro paese, si era un po' persa, in realtà può ritornare in vita. Perché? Perché questa fede comunque resta viva, è sempre rimasta viva, anche se si è perso, come dire, il cammino dei pellegrini a piedi. Loreto è il cuore mariano d'Italia, è la casa veramente di tutti, 4 milioni di pellegrini l'anno. E quindi verso questo cuore si possono ritrovare le strade, perché non era soltanto una strada, che anche a piedi possono condurre in questo luogo. È un percorso fecondo perché ciascuno, e qui abbiamo persone che rappresentano realtà diversissime fra di loro, ha dato il suo contributo perché questa idea, questo progetto diventasse realtà, si sviluppasse, e lo sarà sempre di più, anche con questa domanda di riconoscimento di itinerario culturale europeo.
Ecco, la domanda che voglio fare ai nostri cari ospiti o commensali di questa nuova ultima cena è quella di chiedere loro qual è il contributo, a partire dalla loro esperienza, a partire dalla loro specificità, che hanno dato e che possono continuare a dare in questo progetto, perché questo progetto è un progetto che nasce dalla fede, ma è una fede che si fa cultura, che si fa cammino, ma è una fede anche che richiede una nuova imprenditorialità, un nuovo modo anche di fare impresa, perché, non bisogna, come cattolici, essere pauperisti. Io vengo da un'esperienza che è quella della gioventù francescana. Nell'ambito, e ce l'ha ricordato anche il Presidente della Regione in questi due giorni, nell'ambito del francescanesimo sono nati i Monti di Pietà. Da un dibattito, lui diceva, tra un domenicano e un frate francescano è nata l'idea, il domenicano diceva si presta denaro ma non si può chiedere gli interessi, il francescano diceva no, noi non prestiamo denaro, prestiamo capitale per fare impresa, quindi se il denaro viene investito per fare un'impresa l'interesse si può chiedere. Se un francescano, e Francesco credo che fosse l'uomo, più povero, come il santo più povero di tutti i tempi, ha avuto questa straordinaria idea, perché rinunciare a tutto questo? Rinunciare però a un patto, che il luogo sacro resti veramente luogo sacro. Non si può accettare di fare di un luogo sacro una tappa di un turismo di massa. Può diventare una meta di un cammino di un popolo. Sono due cose totalmente diverse, la massa e un popolo. Ecco, appunto, iniziamo con il dottor Ermanno Calzolaio, che è presidente dell'associazione Macerata Loreto, questa marcia straordinaria che ormai da 36 anni, questo sarà il 37esimo anno, ripete ogni primo fine settimana di giugno o secondo fine settimana di giugno, e che nell'edizione del 2014 ha coinvolto ben 100.000 persone. 100.000 persone hanno camminato per 27 chilometri da Macerata per raggiungere Loreto di notte, ed è una delle grandi testimonianze di fede, di una fede in cammino, di una fede feconda, ma anche di un nuovo modo di fare pellegrinaggio, di cui questa associazione è testimone. Prego, dottor Calzolaio. Grazie molte. Io cercherò di essere davvero telegrafico, e interpretando il significato dell'invito che mi è stato rivolto come il tentativo di offrire il contributo di un'esperienza. Il pellegrinaggio Macerata Loreto, come forse molti sanno, nasce nel 1978 per l'intuizione di quello che oggi è il vescovo di Fabriano, ma allora era un semplice sacerdote insegnante al liceo classico di Macerata, di proporre ai suoi studenti un'esperienza forte nel passaggio verso il periodo delle vacanze. Per questo si è svolto fin dall'inizio a conclusione dell'anno scolastico. E il primo anno, appunto 36 anni fa, erano appena 300 gli studenti che accolsero questo invito. Questo evento è cresciuto in modo esponenziale, ma non sono i numeri che ci interessano. A me quello che interessa è accorgermi del significato di un gesto come questo e dell'indicazione anche di metodo che può offrire, e in questo ne ravviso il possibile contributo anche al dibattito di questa sera. Sono rimasto colpito dalle parole di Monsignor Giulietti: discontinuità, disagio e fatica, solitudine, gratuità, tradizione e Dio, perché sono le parole che descrivono l'esperienza del pellegrinaggio Macerata Loreto e anche la ragione per cui tante persone vengono. Non è stato il risultato di una strategia comunicativa, non è stato il risultato di un investimento anche mediatico, è stato proprio il passaparola, ed è sempre di più solo il passaparola il segreto che contagia continuamente sempre più persone, anche molto lontane dalla fede. Perché vengono?
Io rifletto continuamente su questo, che è un po' la ragione per cui anche io lo faccio e anche io lo cerco in qualche modo di collaborare all'organizzazione. E a me sembra che ci sia un'espressione che usa Cesare Pavese nei suoi dialoghi con l'EUCO, in cui dice che non è tanto il grande dolore o la grande fatica che spaventa l'uomo di oggi, ma è quella quotidiana fatica, il vivere quotidiano che spezza le gambe. E questo vivere quotidiano che spezza le gambe è proprio la perdita di significato, la perdita di senso che caratterizza l'uomo di oggi. Il pellegrinaggio viene visto come un'occasione di riscoprire questo senso, cioè ciò che porta tutti questi pellegrini al pellegrinaggio è il bisogno di significato, un bisogno così impellente, sebbene spesso trascurato e nascosto, da muovere veramente un popolo. E per questo io penso che il segreto anche del successo, se possiamo chiamarlo così, del pellegrinaggio sia proprio quello di non curare altro che il suo significato profondo, cioè di non tradire le persone, appunto riempendo di parole, di discorsi, di strategie, ma lasciando, sfidando proprio la libertà di ciascuno a compiere questa esperienza, e che è un'esperienza di fatica, perché chi l'ha fatto può testimoniare che la fatica è indubitabile, che è un'esperienza di solitudine, perché l'essere soli non vuol dire stare in mezzo a una folla, non è tolta, come ben sappiamo, entrando in un autobus o in una metropolitana, non è il mero essere insieme quello che ci toglie la solitudine, ma anzi, forse è nei luoghi più affollati in cui ci sentiamo più soli, perché rischiamo di non sentirci compresi nella nostra personalità, nella nostra unicità. Ma è proprio allora questa mossa del desiderio così potente che è alla base del cammino che si avvicina. E il contributo che può portare l'esperienza del pellegrinaggio è proprio questa, di non perdere, di tornare all'essenziale, come usa sempre dire Papa Francesco, di non pensare di snaturare questo segreto che accomuna ogni uomo e che è la sua esigenza di significato. Io vorrei solo cogliere l'occasione per dire che il pellegrinaggio si svolge appunto di notte, è difficilmente inseribile in un circuito, perché le persone che vengono appunto in auto, col treno, con pullman che arrivano da ogni parte d'Italia e d'Europa, per poi andar via, no? Per poi ritornare alle loro occupazioni, ma nello stesso tempo può ben essere inserito in un contesto più ampio, laddove l'esperienza del pellegrinaggio possa inserirsi in un circuito di culturale e religioso che accompagni, no? Che inserisca, che incastoni quella notte che viene camminata insieme con tutto questo popolo dentro appunto una serie di altre iniziative. Quindi in questo senso vedo una piena convergenza con questo cammino dei cammini lauretani. Vi ringrazio per l'attenzione, mi scuso fin d'ora perché purtroppo non potrò restare fino alla fine di questo interessante dibattito. Ringraziamo Ermanno Calzolaio per questa sua testimonianza. Io volevo chiedere, molti di voi conoscono bene l'Abbazia di Fiastra, altri magari hanno avuto modo di conoscerla per la prima volta oggi. Ci sono due parole scritte in un grande cartello all'ingresso dell'abbazia. Sapete quali sono queste due parole? Che forse rispondono a questa domanda di senso che diceva appunto Ermanno. Sono silenzio e preghiera. Silenzio e preghiera. Cioè, in un luogo sacro ci si va, e purtroppo mi capita spesso di andare a Firenze per la vicinanza con la mia città d'origine, e vedo queste chiese che non sono più né un luogo di silenzio né un luogo di preghiera. E questo è veramente una ferita, perché si entra in un museo e si fa silenzio, si entra in una chiesa e ci si entra in maniera becera,
perché non si ha più il senso del luogo dove si entra. Ecco, questo non deve accadere per quanto riguarda i cammini lauretani. Perché? Perché è una possibilità sia per chi crede, sia per chi fa magari semplicemente turismo culturale. Ci deve essere il rispetto del luogo. Se uno entra deve fare silenzio, perché il silenzio fa bene a tutti in questa società dove di silenzio ce n'è veramente poco, e se non ha la capacità di pregare faccia un dialogo almeno con se stesso. Ma il luogo sacro deve rimanere sacro, ma non perché sono sacre le pietre, perché è reso sacro da una presenza ed è reso sacra da tutte le persone che hanno creduto in quel luogo e che in quel luogo hanno pregato. Ora lascio la parola al professor Giuseppe Cucco, che è responsabile per i beni culturali ecclesiastici della Regione Marche. Se i cammini lauretani sono paragonabili a un largo e lungo fiume che va raccogliendo acqua da tutta Europa per confluire e sfociare a Loreto, occorre ricordare che in quel mare confluiscono anche una miriade di ruscelli ciascuno dei quali da un centro abitato della nostra regione. E questo non avviene solo da oggi, ma dai secoli passati. Negli archivi ecclesiastici nelle nostre diocesi abbiamo tantissime testimonianze antiche di pellegrinaggi organizzati da confraternite o dalle stesse città per adempiere a un voto, implorare una grazia, scongiurare un pericolo. Anche dalle zone più periferiche della regione partivano numerosi e consistenti gruppi di pellegrini. Ne cito uno a titolo esemplificativo, partito da Urbania nel 1682, cui parteciparono più di 500 pellegrini tra uomini, donne e bambini. Questo pellegrinaggio affrontò un viaggio di una decina di giorni, tra andata e ritorno, toccando nelle varie tappe i centri di Fossombrone, Piagge, San Costanzo, Mondolfo, Senigallia, Ancona, con una sosta in ogni santuario o in luogo di spiritualità presente lungo il tragitto. E all'avvicinarsi della meta, la cronaca riferisce che, cito, come tutti avessero l'ali ai piedi, si diressero a Loreto e si prostrarono a terra quando, lungo il tragitto, apparve d'improvviso la miracolosa cupola del Felicissimo Tempio di Maria. Nella brochure del convegno si parla di reinterpretazione originale di vecchi e nuovi percorsi spirituali e ci si chiede quali benefici i valori religiosi e i luoghi della spiritualità sono in grado di generare a favore del territorio. Per quanto di mia competenza come incaricato regionale per i beni culturali ecclesiastici, posso affermare che le diocesi marchigiane sono da quasi due decenni impegnate sistematicamente nella tutela e valorizzazione del proprio patrimonio culturale e di quello storico-artistico in particolare. Stanno lavorando all'inventario dei beni mobili, alcune diocesi hanno già concluso, altre sono oltre la metà del proprio lavoro, per un totale di circa 140.000 schede. Stanno realizzando un censimento di tutte le chiese, parliamo di ben 2.600 edifici circa. Stanno redigendo schede complete di tutti i dati, come richiesto dal Ministero. Stanno portando avanti un dialogo molto intenso sulla propria rete museale, con la consapevolezza che il patrimonio ecclesiastico ha una specificità propria. Esso non documenta solo l'evolversi del gusto artistico, ma anche, e direi soprattutto, l'esperienza religiosa del nostro popolo. La Pontificia Commissione dei Beni Culturali della Chiesa, il 15 agosto 2001, ha emanato una lettera circolare dal titolo «La funzione pastorale dei musei ecclesiastici». In essa si afferma: «I beni culturali ecclesiastici sono patrimonio specifico della comunità cristiana. Nello stesso tempo, in forza della dimensione universale dell'annuncio cristiano, appartengono in qualche modo all'intera umanità. Il loro fine è ordinato alla missione ecclesiale nel duplice e concorrente dinamismo di promozione umana ed evangelizzazione cristiana». E più avanti ancora afferma: «Anche se tanti manufatti non svolgono più una specifica funzione ecclesiale, essi continuano a trasmettere un messaggio che le comunità cristiane viventi in epoche lontane hanno voluto consegnare alle successive generazioni».
La filosofa e saggista spagnola Maria Zambrano si poneva questa domanda: perché ci attraggono certe pietre che non hanno niente di monumentale? E si rispondeva: perché in qualche modo quelle pietre sono vive. Tutto quel che un giorno ha vissuto, anche solo per un istante, ricorda. In sintesi, i beni culturali conservati nelle chiese e nei musei ecclesiastici si riferiscono alla storia e alla vita della Chiesa e della comunità e ne sono strettamente correlati. Fare turismo per visitare i luoghi o ammirarne gli oggetti significa entrare in contatto con la vita della Chiesa e con la sua storia e pertanto la programmazione turistica non può ignorare, sorvolare o peggio ancora censurare questo aspetto. Aiutare il visitatore pertanto a riscoprire questo è raccontargli una storia, un'esperienza ed è proprio quello che magari inconsapevolmente il visitatore desidera. La testimonianza interessa, colpisce tutti, anche i non credenti, e fa crescere umanamente. E la crescita umana è il motivo principale per cui vale la pena dedicare energie e risorse all'attività turistica, lo ricordava prima anche il presidente Spacca, non esclusivamente la ricerca del business, anche il business, ma non solo, anche il business, ma non principalmente. I dipinti e le sculture e tutti gli oggetti liturgici nella loro varietà e diversità parlano la nostra lingua, raccontano ed esprimono emozioni comprensibili da chiunque, sono in grado di risvegliare in noi curiosità e fascinazione, mai indifferenza. E il fascino e la curiosità sono alla base di qualunque percorso, di qualunque viaggio, anche e non solo interiore, anche e non solo metaforico. Le diocesi marchigiane stanno operando proprio in questa direzione e sono nelle condizioni di poter avviare progetti specifici sul tema lauretano, proporre percorsi culturali, religiosi e artistici a tema e sono in grado di mettersi in rete mettendo a disposizione le proprie strutture archivistiche, bibliotecarie e museali. La banca dati del censimento dei beni mobili consente ora di realizzare ricerche ampie e dettagliate su tutte le testimonianze lauretane, sia mobili che immobili, presenti nel territorio, non solo regionale, ma anche nazionale. L'Ufficio Nazionale Beni Culturali ha creato strumenti informatici che consentono di presentare a un pubblico più vasto i risultati di tale lavoro tramite il software BeWeb. Insomma, gli strumenti ci sono, personale preparato pure, desiderio, idee e volontà non mancano. Quello che manca sono le risorse materiali che consentano di dare forma, di tradurre in opere e quindi anche in offerta turistica quanto sopra accennato. Il volontariato non basta più e i giovani cercano, se non un'occupazione stabile, almeno un riconoscimento economico al proprio lavoro per il quale si sono formati e professionalizzati. In ogni caso, qualsiasi siano le condizioni materiali in cui ci troveremo a operare, non vogliamo dimenticare che in fondo si fa turismo, religioso o non, per fare un incontro, per fare un'esperienza. Chiudo questo mio breve intervento con un'affermazione di Marcel Proust che sarebbe utile tenere presente. Un vero viaggio non è cercare nuove terre, ma avere nuovi occhi. Il professor Cucco ha perfettamente ragione. Secondo me non sono possibili i cammini lauretani, non sono possibili i cammini francescani, non sono possibili i cammini benedettini in questa terra se i primi protagonisti non sono le comunità locali. Cioè i primi a riconoscere la bellezza che scaturisce dal mistero cristiano dei luoghi che loro abitano devono essere i primi custodi, i primi innamorati, era lo sguardo di Proust, di questi luoghi. E quando ci si innamora, si vede una persona in modo totalmente diverso. È quello che ci racconta il Manzoni. Alla fine della storia cosa succede? Che Renzo porta nel suo paesino dove è andato ad abitare Lucia e finisce con la gente che mormora. Ma tutta questa storia per questa ragazza qui. Loro si aspettavano Brigitte Bardot, e si ritrovano invece una poveretta. Ecco, invece bisogna avere
questo sguardo che sa cogliere una bellezza che va al di là di qualsiasi cosa. Non possiamo essere indifferenti rispetto a questi luoghi straordinari. Fiastra è quello che è, perché c'è stato qualcuno che ha voluto che non decadesse, che non finisse una storia, che fosse conservata. E poi c'è stato qualcuno dell'abbazia di Chiaravalle di Milano, un anziano priore, che anche se era anziano ha pensato che potesse fare una nuova fondazione ed è venuto qui a restaurare questo luogo straordinario con una piccola comunità di frati e a renderlo nuovamente vivo, perché c'è un nostro carissimo amico tour operator inglese che ci dice: un monastero senza una comunità monastica è come una partita di calcio giocata senza pallone, è semplicemente impossibile, il monastero non c'è. C'è un luogo straordinariamente bello, magari storicamente, artisticamente interessante, ma non è più un monastero. Un monastero è tale quando c'è una comunità monastica. Ora passo la parola a Paolo Bedeschi, presidente di Artifex, che è una realtà d'impresa nell'ambito della cultura. Buonasera. Noi siamo una delle due realtà imprenditoriali che sono state invitate tempo or sono a partecipare al distretto culturale voluto sui cammini lauretani, noi e l'amico Casali della Tecnostampa. Siamo da subito rimasti entusiasti nel partecipare a questo progetto, perché nella nostra relativamente breve storia, noi nasciamo nell'82, ci siamo sempre confrontati con dei progetti collegati alle mostre d'arte, ai convegni culturali, ma anche allo sviluppo di quelli che chiamiamo, tra virgolette, itinerari turistici religiosi, di fede, di spiritualità. In particolare noi abbiamo avuto la fortuna, collaborando con lo Stato Città del Vaticano, il braccio di Carlo Magno, che è uno spazio espositivo in Piazza San Pietro, di curare alcuni eventi espositivi per alcuni paesi vicini, in parte sicuramente amici ma anche competitor dal punto di vista turistico. Sto parlando in questo caso specifico della Spagna, con Don Paolo Giulietti, che ora è vescovo. Quando era direttore della pastorale giovanile, organizzammo una grande mostra su Santiago de Compostela, Compostela e l'Europa, e questa mostra, che fu una mostra fotografica, venne fatta proprio in Piazza San Pietro al braccio di Carlo Magno e intercettò l'interesse e il favore di tanto pubblico che sicuramente era in Piazza San Pietro non solo per vedere la Basilica, per vedere i Musei Vaticani o per vedere Roma, ma era interessato anche a questo discorso di fede, di spiritualità e di pellegrinaggio. Questa esperienza fu una prima esperienza molto positiva. Successivamente, negli anni successivi, ci accadde un'altra esperienza che tuttora stiamo portando avanti, con il Tempio Espiatorio della Sagrada Famiglia di Barcellona. La Sagrada Famiglia di Barcellona capì che per promuovere quello che era il patrimonio e quello che si stava facendo a Barcellona, era importante portare Barcellona a Roma e portarla proprio in Vaticano. E organizzammo una grande mostra dal titolo Gaudì e la Sagrada Famiglia. A corollario di questo evento vennero organizzati nei 3 mesi una serie di convegni, di concerti e di tante altre iniziative che servirono a far conoscere quello che è la Sagrada Famiglia di Barcellona e il suo architetto principale, Gaudì. Tuttora con la Sagrada Famiglia di Barcellona stiamo progettando altri esperimenti. Ne abbiamo fatto già uno a Loreto, presso le cantine del Bramante, di una mostra molto più piccola di quella che si tenne in Vaticano, ma che è stata studiata presso una mostra trasportabile. Quindi, partendo da Loreto, si è deciso di fare un percorso che prevede Assisi, Firenze, Venezia e si chiuderà a Milano. Questo bagaglio di esperienza ci ha permesso di capire come ragionano le realtà che più o meno hanno gli stessi obiettivi e la stessa voglia di far conoscere, di lanciare un messaggio. In secondo luogo,
fumo molto molto felice di partecipare a questo progetto perché da 2 anni noi gestiamo il Museo Antico Tesoro di Loreto e ci siamo accorti in questi 2 anni, il progetto con la delegazione pontificia prevede un triennio, che con una corretta gestione, alcuni piccoli accorgimenti ma ben precisi dal punto di vista di comunicazione, questa realtà che avevamo preso con una soglia molto bassa di visitatori, in un anno ha triplicato le presenze, nel secondo anno le abbiamo quadruplicate e puntiamo a raggiungere un record mai visto per il Museo Antico Tesoro di Loreto. Questo permette, ci ha permesso nel giro di 2 anni di rendere sostenibile, autosostenibile, la gestione del museo e di tutto quello che è il contorno del museo. Le pulizie, la programmazione, la comunicazione, alcuni piccoli restauri, che era impensabile fino a poco tempo fa. Questi 2 motivi sono stati 2 motivi principali per cui abbiamo aderito con slancio a questo progetto. Abbiamo deciso quindi di mettere la nostra esperienza a disposizione dei cammini lauretani e abbiamo cercato di capire, di comprendere come società, come realtà imprenditoriale, come fosse meglio sviluppare un progetto che potesse dare dei frutti concreti, dei risultati concreti. E ci è venuto in mente che sono 2 gli obiettivi a cui ci rivolgiamo. Intercettare il più grosso numero possibile di persone e, per noi è importante perché chi fa impresa sa quanto è difficile, fare in modo che questo progetto sia autosostenibile anche finanziariamente. Perché chiaramente con il contributo dei cammini lauretani si fa una piccola parte di queste cose che vogliamo raggiungere. Allora abbiamo pensato, e il prossimo mercoledì avremo la prima riunione organizzativa presso Palazzo Venezia con la Sovrintendenza di Roma, abbiamo pensato di mettere insieme Delegazione Pontificia, Sovrintendenza di Roma, Sovrintendenza di Urbino e alcuni studiosi di livello per fare una grande mostra presso il Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo che permetta di presentare Loreto e i suoi tesori, ma presentare anche i cammini lauretani. Questo vuol dire che noi, nei 3 mesi che ci verranno concessi, febbraio, marzo e aprile, intercetteremo 260.000 persone. Questi sono dati concreti dell'ufficio studi dei statistici del Ministero dei Beni Culturali, del servizio primo del Ministero. Quindi noi siamo sicuri di arrivare a un pubblico preciso, 260.000 persone interessate alla cultura, all'arte e a quello che intendiamo promuovere. E abbiamo pensato che oltre alla mostra di oggetti artistici, di capolavori di Loreto, abbiamo già chiesto alla Sovrintendenza di metterci a disposizione 3 sale per promuovere attraverso una mostra fotografica o quello che in questo tempo potremo progettare, sviluppare e realizzare con i nostri partner del distretto culturale, un percorso che presenti a queste 260.000 persone quello che sono i cammini lauretani. Evidentemente sono 260.000 persone che in gran parte vengono da tutto il mondo e quindi sarà un moltiplicatore automatico di conoscenza e di consensi per i cammini lauretani. Questo è quello che come impresa e come Artifice ci proponiamo di fare ed è un primo elemento concreto che partirà da questo febbraio, dal febbraio del 2015. Grazie dell'attenzione. Io ringrazio Paolo, ci ha fatto vedere in maniera molto concreta come un progetto culturale possa diventare impresa senza snaturare quello che è l'oggetto di questo progetto e quello, ed è l'oggetto a cui, come dire, fare impresa in qualche modo è asservito e funzionale. Cioè il segreto nei cammini lauretani, come nel cammino di Santiago di Compostela, dove lì è assolutamente evidente, nella moltiplicazione dei pellegrini che nel corso degli anni è andata a percorrere quelle strade, non sempre per fede, ma in qualche modo è diventato un percorso
per alcuni anche con se stessi, e quindi comunque di ricerca, e quindi comunque va bene. Il fatto che l'impresa deve essere asservita al luogo sacro, l'impresa deve essere asservita al cammino di pellegrinaggio. Non può il luogo sacro o il cammino di pellegrinaggio diventare funzionale al fare impresa, altrimenti viene snaturato tutto. Do ora la parola a un altro uomo d'impresa che partecipa appunto ai cammini lauretani, che è il dottor Giuseppe Casali, amministratore delegato di Tecnostampa della Pigini Group. Giusto? Ho detto bene? La Pigini è realizzata da un sacerdote, fra l'altro, un sacerdote che ha fatto impresa e l'ha fatta bene. Ma allora, intanto io ringrazio di essere stato invitato. Abbiamo aderito circa un anno e mezzo fa, quando partirono i distretti evoluti, abbiamo aderito perché da sempre il gruppo Pigini, qui ricordava il moderatore questo nostro fondatore, che è un sacerdote oggi novantenne, che insomma ancora comunque sta molto bene, non partecipa più alla vita attiva delle imprese, ma insomma lo vediamo che manda le sue morning note tutte le mattine a circa 5.000 persone, tanto per dire come si rende attivo, quindi manda il Vangelo, il Santo del Giorno, le fotografie, i ricordi, abbiamo letto questa mattina tutta una storia su San Francesco. E questo nostro fondatore di questa nostra iniziativa di impresa, oggi occupiamo circa 450 persone sul territorio, abbiamo poi uno stabilimento in Umbria e un altro a Verona, abbiamo aderito a questo progetto perché vogliamo essere attenti e aderenti al territorio. Poi magari non sempre riusciamo a fare le cose che attengono all'aspetto religioso, ma comunque da sempre contribuiamo in maniera fattiva e concreta alle esigenze della Chiesa locale e non. Ma io oggi vorrei fare un'ulteriore precisazione. Sono rimasto un po' sconcertato dalle parole Sua Eccellenza. L'Umbria è stata prolifera di nuovi vescovi, nuovi pastori in quest'ultimo periodo. Ce ne avete prestato anche... No. Sono giovani vescovi che porteranno tanto del bene. Io vengo dal mondo della Chiesa, sono stato relazione cattolica, campi scuola, tutto quello che ne consegue. Oggi la Chiesa è un po' più latitante su questo, poi magari ci sono dei punti d'eccellenza, ma ci sono anche dei punti di non eccellenza, ahimè. Io direi che le Marche, che è una regione assolutamente manifatturiera, vorrei spostare un attimino il tiro sull'aspetto impresa ed economico. Le Marche fino a pochi anni fa era la settima regione in Europa rapportata al numero degli abitanti, rapporto numero di abitanti imprese. Ahimè stiamo regredendo, il momento è complicato, noi lo sentiamo sicuramente più di tutti, e quindi quando la regione prende iniziative di questo tipo, gli dobbiamo fare solo del plauso, perché voglio dire, Loreto c'è da 700 anni, non c'era bisogno che lo scoprissimo con i cammini lauretani. Noi abbiamo stampato diverse pubblicazioni su Loreto e per dire, è ben noto che il territorio compreso tra Loreto e Recanati fosse già nel 700 un'area dove si pubblicavano più libri che non in altre regioni d'Italia. Perché? Perché il parterre di frequentatori di Loreto, che era ancora sotto Recanati, che arrivavano e che quindi acquistavano libri sul santuario o stampe da portarsi via sul santuario, era ben noto. Quindi avevano collegato alla religione un po' di business. Questa parola inglese è più bella che non affari, perché quando lo diciamo in termini italiani l'affare è un po' in negativo. Chi fa un affare c'è un altro che rimane fregato. Quindi comunque la Santa Casa di Loreto e il Santuario di Loreto è stato sempre una fucina di interessi anche economici. La slide che ho visto all'inizio è il ponte sul Musone, il legno, che io ricordo, io nasco a Castelfidardo, ma lavoro e vivo tra Recanati e Loreto da 40 anni, lì era il ponte degli Zingari, qui c'è una signora che è di Loreto, sa benissimo che quello era il ponte degli Zingari, perché negli anni 50 lì dimoravano gli Zingari, quindi
prima si ricordavano anche i banditi e purtroppo il pellegrinaggio, perché c'erano gli zingari lì, perché passavano nottetempo i pellegrini e questi zingari, ahimè, erano poi quelli che andavano a depredare i passanti. E quindi io da piccolo mi ricordavo, dicevo, non passare per il ponte sul Musone perché lì ci sono i banditi. Beh, allora la regione ben fa a spingere un attimino, oltre che l'aspetto culturale e paesaggistico, che comunque da tempo la regione insiste, a promuovere a livello internazionale questo santuario. Santuario che è internazionale, però ha un turismo almeno finora, credo, del mordi e fuggi. L'economia del nostro territorio avrebbe anche bisogno, sì, del pellegrinaggio austero e del pellegrinaggio di sacrifici, però poi se fatto il pellegrinaggio e fatto il sacrificio trova un territorio che non gli è ostile ma che è accogliente, probabilmente quella persona potrebbe poi ritornare con i familiari o meglio ancora con gli amici e i conoscenti, e quindi promuovere il territorio sarebbe cosa buona e utile. Che cosa manca però secondo me a questo nostro territorio? Quindi dovremmo fare un po' di formazione, perché ahimè, e qui il distretto dovrebbe puntare anche a questo, perché organizzare mostre è sicuramente una promozione culturale, ma se poi nell'organizzare le mostre non abbiamo l'accoglienza, non abbiamo l'attenzione linguistica, perché se è vero che l'81% di un parterre da 4 milioni di turisti è straniero, se poi la regione Marche o peggio ancora Loreto non accoglie con la lingua inglese o con la lingua tedesca, ma basterebbe già l'inglese, il turista, chiaramente il turista non si trova bene e alla prima occasione va poi da un'altra parte, quindi a Loreto ci è venuto una volta per vedere la Santa Casa e non ritorna più. Quindi sicuramente bisognerà in questo contesto, se vogliamo spingere il cammino lauretano, se vogliamo spingere Loreto e il territorio limitrofo, comunque le Marche, aumentare sicuramente la qualità dei servizi prestati, e non parlo dell'albergo a 4 stelle, ma parlo proprio del servizio, perché poi tutto sommato per dormire non serve il 4 stelle. Per mangiare già mangiamo bene, ma c'è bisogno di un approccio al cliente, un approccio al pellegrino un po' più sereno. Senza togliere niente ad altre località, noi qualche volta cerchiamo di spennare il turista in maniera anche scorretta, e quindi poi questo turista i conti li fa, va via e dice beh, quella città è un po' troppo cara. Non a caso io credo che oggi la regione stia un po' pensando anche di migliorare l'infrastruttura su queste nostre aree, perché effettivamente poi Loreto non è nemmeno facilmente raggiungibile da mezzi pubblici, non pensiamo all'aereo, perché dovremmo metterci in testa che l'aereo non possiamo averlo sotto casa, quindi quelli che stanno a Roma fanno un'ora e mezza per andare a Fiumicino, noi potremmo anche fare un'ora e mezza per andare a Rimini o meglio ancora a Forlì, non avere l'aeroporto sotto casa, ma almeno avere il treno. E qui purtroppo bisognerà forse ricordare che se vogliamo spingere questo nostro territorio, promuoverlo, farlo crescere, ricevere più persone, e non possiamo però fargli fare veramente i pellegrini a piedi, perché per arrivare a Loreto oggi diventa ancora complicato. Quindi applauso alla regione e a chi ha preso l'iniziativa dei distretti evoluti e del distretto del Cammini Loretani, però mettiamo dentro a questo contenitore anche un aumento della qualità delle azioni da fare sia a livello infrastrutturale che di servizi. Buon lavoro. Quindi il dottor Casali, da bravo imprenditore, dice che non bisogna avere con il pellegrino un approccio da pellegrini, cioè bisogna avere un approccio dignitoso. Ecco, mi raccomando, voi marchigiani cercate di rispettare le condizioni minime di dignità. Quello che dice è vero, quello che dice è vero. Purtroppo i ladroni che gli raccomandava la sua mamma di non andare sul ponte perché c'erano i banditi, ci sono ovunque in questo paese. Ed è un problema, ed è un problema, ed è una cosa su cui ci si deve interrogare, e anche i ladroni, che purtroppo ce l'abbiamo in casa un po' ovunque, bisognerebbe cercare di metterli in gattabuia.
però questo più che un problema di ladri è un problema di mentalità, cioè è la mentalità purtroppo diffusa che chi magari, e succede spesso e volentieri, riempiamo i nostri giornali dei casi romani, dei giapponesi che gli si fa pagare 2000 euro un caffè, un succo di frutta a Roma, però è un discorso, quelli sono casi eccezionali, c'è però una mentalità diffusa di questi che arrivano e poi non tornano più, non è vero, questi arrivano e poi sono un megafono nel loro paese per quanto riguarda le cose belle, le cose buone che hanno incontrato e sono un megafono negativo per quanto riguarda le cose brutte che hanno incontrato. L'altra cosa, oggettivamente, se si vuole fare dei cammini aperti all'Europa, se si vuole diventare un cammino culturale europeo, bisogna attrezzarsi anche per accogliere chi viene oltre confine e la nostra lingua, per quanto bella, straordinaria, secondo me la più bella anche perché è nata in una regione straordinaria, e bisogna impararle le lingue, bisogna sapere accogliere sia i pellegrini che i turisti con almeno una lingua che è l'inglese, almeno sapere, a volte anche nei luoghi più... Io ero a Roma ora recentemente per il bicentenario della ricostituzione della Compagnia di Gesù e c'erano i musei importanti di Roma delle persone che non sapevano assolutamente una parola d'inglese ed erano imbarazzate rispetto alle domande che venivano fatte. Questo non è possibile. Diamo la parola a questo punto al professor Roberto Sani, che è uno storico dell'educazione, e di educazione in questo paese ne abbiamo un gran bisogno, e che è stato anche dell'Università di Macerata e che dell'Università di Macerata è stato rettore. Prego, professore. Grazie. Ringrazio anch'io gli organizzatori per l'invito ad intervenire a questa tavola rotonda e devo dire subito che l'Università di Macerata ha aderito con convinzione al progetto del distretto culturale evoluto incentrato sui cammini lauretani, consapevole del fatto che la competizione crescente su scala globale sollecita certamente l'aggregazione delle risorse, la cultura del fare rete, la costruzione di ambiti di cooperazione funzionale e persuasa anche della vera e propria funzione strategica esercitata dalla cultura, dai valori culturali ai fini della crescita e dello sviluppo dei territori e delle comunità locali. Non a caso per la progettazione e realizzazione delle attività e iniziative collegate a questo progetto l'Ateneo Maceratese ha dato vita a un gruppo di lavoro, una vera e propria task force interdisciplinare di cui io sono il coordinatore, della quale fanno parte docenti e ricercatori rappresentativi di diversi ambiti scientifico-disciplinari. A conferma del significato strategico attribuito dal nostro Ateneo all'iniziativa dei cammini lauretani, credo sia opportuno ricordare che l'Università di Macerata, in collaborazione con l'Università di Santiago de Compostela e con diversi altri Atenei del continente, ha recentemente dato vita a un progetto europeo dedicato alle vie di pellegrinaggio europee, protezione, delimitazione e governance di un patrimonio culturale europeo, che si propone come obiettivi, tra gli altri, quello di costituire una rete di centri di documentazione e ricerca internazionali sulla storia e sulle tradizioni culturali dei pellegrinaggi in Europa e quello di porre al centro della riflessione accademica europea proprio l'esperienza dei cammini lauretani e del pellegrinaggio a Loreto in età moderna e contemporanea. Ma per venire proprio alle cose concrete, in che modo l'Università di Macerata, come Università di Macerata, intendiamo contribuire alla riuscita del progetto del distretto culturale evoluto? Su quali versanti e in quali specifici ambiti siamo in grado di operare a sostegno del progetto? E ancora, che cosa ci proponiamo di realizzare attraverso la collaborazione con gli altri partner o anche in forma autonoma? Qual è il nostro contributo specifico al progetto? Ecco, nello spirito, dicevo, di piena collaborazione, l'Università di Macerata, grazie alle competenze disciplinari nei diversi settori connessi allo studio della storia sociale e religiosa, della storia dell'arte, della gestione dei beni culturali, del turismo, delle scienze della formazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, può provvedere a effettuare e a dirigere ricerche miranti a raggiungere una conoscenza sempre più completa del fenomeno lauretano e del patrimonio storico-artistico collegabile all'itinerario, in modo da mettere a disposizione contenuti storicamente fondati e innovativi
e innovativi utilizzabili ai fini della comunicazione turistica. Nello specifico, e qui mi riferisco soprattutto alla, diciamo così, all'asse 3 del progetto, l'università può provvedere a effettuare studi storici sui beni e sui beni storico-artistici e architettonici, supporto scientifico e collaborazione attraverso stage, tirocini, borse di dottorato, assegni di ricerca, alla catalogazione, all'ordinamento di fondi archivistici e bibliotecari, la catalogazione scientifica delle raccolte museali, la consulenza nell'ordinamento o riordinamento di collezioni museali, ancora la consulenza nella progettazione dei servizi di comunicazione e dei prodotti informativi e promozionali, faccio l'esempio siti web, guide e altre tipologie di materiali informativi. E ancora mettere a punto modelli di gestione integrata dei beni culturali e dei servizi turistici per migliorare l'organizzazione e la gestione di musei, edifici religiosi, siti di particolare interesse paesaggistico e culturali e collegarli con altre filiere produttive, penso all'ambiente, il turismo, l'enogastronomia. Ancora, provvedere alla formazione e all'aggiornamento periodico degli operatori culturali e turistici che lavorano nell'ambito del progetto, in possibile accordo con altre istituzioni pubbliche e private, la regione, le diocesi, avvalendosi anche della didattica online. È stato citato giustamente, richiamato il caso della formazione linguistica, della mediazione linguistica. Il dottor Casali ha toccato un nodo scoperto. Bene, noi formiamo e licenziamo giovani che parlano 3 lingue, tra cui anche il cinese o il russo, non soltanto le lingue di tradizione europea, l'inglese e il francese. Ecco, possono rientrare in questo progetto? Io credo di sì. E il contributo dell'università è anche appunto a fornire un personale altamente qualificato su quel versante. In ultimo, attivare e potenziare la cooperazione fra soggetti imprenditoriali attraverso l'avvio di start-up e la commercializzazione di prodotti. Io ho un'impressione di fondo che la scommessa molto complessa, quella di Cammini Lauretani, si vince se davvero come enti e organismi pubblici e privati chiamati a collaborare, a operare all'interno di un partenariato, riusciremo a collaborare insieme. Ho sentito gli interventi che mi hanno preceduto, tanti elementi a cui l'università può offrire, anche in tutta umiltà, anche con molto in modo sereno e così via, un contributo importante. Dobbiamo far squadra, dobbiamo lavorare, perché davvero o si vince tutti insieme oppure rischiamo di restare al palo. E io credo che viviamo, forse è sempre stato così, ma credo che viviamo in un'epoca in cui fallire su questo versante significa in qualche modo prendersi la responsabilità di non far crescere un territorio. E allora credo che la sfida sia una sfida grossa, sia sfida che attiene, lo è stato detto molto bene prima negli interventi precedenti, che attiene non soltanto la dimensione turistica, la dimensione dei beni culturali, tante dimensioni, ma attiene un po' a ciò che siamo come comunità, alla nostra identità, al nostro ruolo, a ciò che vogliamo essere, non solo in Italia, ma ormai in Europa. Grazie. Noi ringraziamo il professor Sani e l'università deve essere, come dire, deve fecondare il territorio, deve permettere al territorio di rinascere, cioè il senso dell'università diffusa che ormai nel nostro paese è un dato di fatto, non deve essere quella di avere l'università sotto casa in modo da poter non spostarmi come io feci ormai purtroppo tanti anni fa per andare in Cattolica a Milano, ma è quella proprio di avere un luogo di cultura che permetta anche al territorio di elevarsi. E l'altro punto fondamentale è quello del fare rete. Fare rete, in questo paese si parla continuamente di fare rete, no? Che è una rete concreta, non parlo delle reti virtuali del web che sono importanti per farsi conoscere, eccetera, eccetera, ma parlo del fare rete come è avvenuto per i Cammini Lauretani e questo tavolo ne è testimonianza, attraverso competenze diverse, lavorare per un obiettivo comune. E credo che non sia una cosa semplice, perché anche tra i comuni, per esempio l'associazione comuni che appunto della via Lauretana, magari non sempre c'è una sintonia totale, perché in fondo
il nostro paese ancora dall'età dei comuni forse non è uscita. Non so se Perugia e Assisi ora sono diventati amici grazie al vescovo Paolo Giulietti, però, effettivamente questo coltivare il proprio campo è, da una parte può essere, come dire, una ricchezza, perché l'Italia non è l'Italia come le Marche, è al plurale, ma anche l'Italia secondo me dovrebbe essere al plurale, sono le Italie nel senso buono, perché ognuno di noi ha delle straordinarie eccellenze, però si fa fatica poi a collaborare insieme per promuovere il territorio, anche il territorio a livello locale. E fare rete è fondamentale. Io mi ricordo che a New York c'è stata una grande campagna della regione Basilicata che diceva sostanzialmente venite in Basilicata, però si dimenticavano un piccolo particolare, di dire dov'era la Basilicata, perché i newyorkesi non lo sapevano. Allora questo non dobbiamo dimenticarcelo, non dobbiamo dimenticarcelo. Ora do la parola al dottor Massimiliano Polacco, direttore del regionale della Confcommercio. Grazie, grazie per l'invito. E parto dal ragionamento che è stato fatto proprio adesso di come è possibile, come questi cammini lauretani abbiamo scelto come un percorso di crescita e integrazione del territorio. Forse anche le difficoltà in qualche occasione fanno crescere il territorio, lo fanno amalgamare. Ragionando su quello che diceva adesso il coordinatore, siamo riusciti quest'estate a unire il mare alle nostre colline, alle nostre montagne. Come abbiamo fatto? Le grosse difficoltà del maltempo hanno messo in difficoltà gli albergatori e gli operatori del mare, e in pochissimi giorni, in poche ore, siamo riusciti a mettere in piedi una task force di pullman. Partivano, pensate, dalla Riviera del Corno, 5 pullman ogni giorno che portavano i nostri sventurati turisti nei musei del Giotto e Gentile a Fabiano, e poi far conoscere tutta quella zona nascosta. Diciamo che quello è un territorio che abbiamo per anni cercato di far conoscere e non siamo mai riusciti. Beh, le difficoltà ci hanno spinto a far sì che questi due territori si uniscono. Questo per dire, perché anche questo percorso dei cammini lauretani segue una situazione, un momento storico importante per la nostra storia economica italiana, che è fatta di grosse difficoltà, e cade in questo momento e dà la possibilità in più per questa regione di far partire veramente i cluster del turismo. Ho sentito prima il governatore che ha parlato con grande enfasi di questo cluster del turismo che per 10 anni abbiamo cercato in tutti i modi di far partire, ed è forse questa l'occasione giusta. Giusta, ma soprattutto bisogna farla con una forte eticità, questo è sicuro. Crediamo che far ricrescere, far salire il nostro territorio dal punto di vista turistico, religioso, vedevo prima i numeri, si parlava di 4 milioni di arrivi a Loreto, ma io ho dei dati interessantissimi su chi fa turismo in Germania. A Santiago di Compostela ogni anno 500.000 tedeschi vanno a fare turismo religioso. È un dato per noi basilare. Perché? Perché in questo momento di grossa difficoltà noi guardiamo ai nuovi mercati. È chiaro che questi nuovi mercati, la Germania essendo uno dei territori più ricchi in questo momento, il nostro territorio europeo, noi stiamo guardando a questo territorio. Ecco, pensare a questi numeri vuol dire rilanciare il nostro territorio. Pensate che fino ad oggi noi abbiamo avuto un turismo in questa regione, l'81% di turisti italiani, oggi dobbiamo trasformarci e trasferirci all'estero per poter recuperare una parte di turismo. Allora questa forza e questa rete reale che deve essere creata, e questo cammino
secondo obiettivo che ci siamo prefissi è quello di avere una forte eticità nella percorrenza di questo cammino. E cioè a questo punto ci troviamo ad far sì che la fede che è stata nel pellegrino che ha avuto a Loreto possa essere percorsa per tutto il territorio. Prima Casali diceva è un turismo mordi e fuggi. L'obiettivo oggi non è il turismo mordi e fuggi, ma mantenerlo nel nostro territorio. In che modo? Chiaramente con la fede, ma sull'altro versante abbiamo sentito Paolo Pedeschi che ci ha parlato non soltanto di questa grande spinta propositiva culturale che aveva fatta a Roma, ma del fatto che la cultura che è chiusa nelle nostre chiese, perché prima si parlava del silenzio che si ha nel museo ma non nella chiesa. Io considero la chiesa in qualche caso come un museo all'aria aperta, perché è un museo in cui noi abbiamo tutta la nostra storia culturale e religiosa. E allora ci sentiremo ancora più impegnati, perché sicuramente noi con le nostre esercizi commerciali, ma soprattutto le locande, le ristoranti, le cantiase che il pellegrino conoscerà in questo territorio, ci siamo presi la responsabilità insieme agli organizzatori del distretto culturale voluto di creare questi cammini con una cultura diversa, con una cultura etica che permetta al pellegrino di mantenere il pensiero della fede che è riuscita ad avere a Loreto, che porterà nelle altre abbazie, nelle altre luoghi religiosi. Questo è un impegno non da poco. Si parlava prima di lingua ed è una cosa importantissima, ma io parlerei ancora di una crescita culturale dei nostri imprenditori che devono crescere, che loro avranno questa responsabilità dell'accoglienza di un pellegrino, perciò diventa una responsabilità doppia, non soltanto saper accogliere un pellegrino, che lasciatemelo dire fuori dai denti, forse noi marchigiani qualche pecca ce l'abbiamo. Io sono 20 anni che sono qua in questa regione, che sto lavorando per far crescere il nostro territorio, la nostra cultura di accoglienza, che non è così facile perché non è insita nel marchigiano, ma stiamo facendo dei grossi lavori. Dall'alto, far crescere l'accoglienza nel mantenimento della fede del pellegrino. Questi sono due obiettivi che noi ci siamo prefissi, stiamo partendo con dei progetti di formazione culturale sui nostri imprenditori su questo cammino, che dovrebbe far sì che non troviamo né ladroni né altri personaggi strani, ma dovremo trovare tutte persone qualificate, certificate, che potranno accogliere al meglio il pellegrino e possa divulgare pertanto al meglio il fatto che questo territorio è accogliente e ci si può venire. Questa è un'occasione storica, pertanto l'economia è molto attenta a questa, i nostri imprenditori saranno molto attenti perché hanno una responsabilità non indifferente, e cioè di far creare questi cammini aretani un cammino che possa svilupparsi nel lungo periodo. Grazie a tutti. Quindi il dottor Massimiliano Polacco, dall'alto della sua carica, ci ha detto che etica e impresa sono inscindibili. Quindi è un impegno per quanto riguarda la Regione Marche. E se il ladrone proprio ci deve essere, che sia il buon ladrone, si penta per favore. E poi ci raccontava della stagione di questa estate, che purtroppo non abbiamo avuto né nelle Marche, ma nemmeno nel resto d'Italia, che ha costretto i turisti a passare dal Conero, dalle belle spiagge del Conero, alle colline dell'entroterra. Ecco, c'è un pezzo di Marche che non ha aspettato la pioggia per fare questo progetto, fra l'altro vedo qui il professor Boiocchi e Giovanni Bonpré, sì, che appunto a Senigallia hanno fatto sì, attraverso dei percorsi, soprattutto di turismo religioso, che chi va a Senigallia per il mare però possa anche scoprire, anche attraverso l'impegno di un tour operator nato nell'ambito della diocesi, che Terre Erranti,
l'entroterra. Quindi questo è possibile, va sistematizzato, non aspettiamo che la pioggia cada sui turisti, ma troviamo i modi perché luoghi che non sono conosciuti diventino conosciuti. Il grande dramma di questo paese è che noi all'estero siamo rimasti ancora il paese del Grand Tour, fra l'altro con una meta in meno, perché a Napoli ci vanno malvolentieri i turisti, ci vanno ancora ma non così volentieri. Ecco, facciamo vedere che c'è molto più del Grand Tour, c'è molto più del Grand Tour, cioè la ricchezza dell'Italia va oltre, la ricchezza dell'Italia non è nelle percentuali, perché nessuno al mondo ha stabilito delle statistiche, né il 70%, né il 60%, magari sarà il 60%, magari sarà il 70% del patrimonio mondiale. Non lo sappiamo perché altri paesi non hanno archiviato, vi sfido a sapere quali sono i beni culturali dell'Indonesia e dov'è l'archivio dei loro beni artistici, storici, eccetera, eccetera. Però ci sono due tipi di primati in questo paese. Uno è un primato a livello di stratificazione storica. Nessun altro paese al mondo ha beni culturali che sono legati a qualsiasi momento della storia dell'umanità. La Grecia classica ha sostanzialmente i greci, straordinari, un'armonia, una perfezione straordinaria, ma poi dopo quella non è che hanno prodotto certamente le icone della grande chiesa ortodossa, però si rimane lì. Gli egizi sono rimasti alle piramidi. Oltre non sono andati, sarà anche per l'avanzare del deserto, però lì sono rimasti. L'Italia non è così, nell'Italia c'è di tutto, nell'Italia c'è di tutto. Qualcuno stamattina diceva il buio del Medioevo, ma il Medioevo era assolutamente colorato, era splendido, gli sfido a vedere il buio in una chiesa romanica. Liberiamoci di queste, di questi slogan al negativo. Basta, ecco, quattro pietre, abbiamo qui uno straordinario operatore turistico inglese che dice non andate a Stonehenge, ma venite in Italia. Allora, ora passo la parola al dottor Ludovico Scortichini della Confindustria, non so se regionale, nazionale, Marche, e anche tour operator Goasia, si può dire? Quasi tutto, me l'hanno detto prima. Passi. Allora, perdonatemi, io purtroppo, o per fortuna, non lo so, Presidente, rappresento le imprese per cui ovviamente parlerò molto di profano e poco di sacro, nel senso che ovviamente parlerò di dati, numeri, soldi, occupazione, per cui perdonatemi, ma quello che abbiamo cercato di fare con gli organizzatori è: ma cosa succede se questa via la Rotana parte? Okay. Che succede sul territorio? Qual è l'impatto sociale, culturale, economico su questo territorio? Allora abbiamo ragionato un po' insieme sia a Confindustria Marche, sia all'Osservatorio Confindustriale, quindi Centro Studi di Confindustria, sia alla Stoica, l'Associazione di Europa. Abbiamo preso un po' di dati, abbiamo scopiazzato un po' in giro, l'abbiamo messo in un miscelatore e abbiamo tirato fuori delle cosine secondo me interessanti. Siamo partiti ovviamente da Santiago di Compostela perché ci sembrava quella, se vogliamo, un po' più vicina sia da un punto di vista strutturale, culturale, di dimensione, di percorso, eccetera, eccetera. Allora, qualcuno mi pare ha detto che a Santiago di Compostela vanno 215.880 visitatori l'anno, ok? Quelli sono quelli che ci raccontano l'Ufficina di Turismo di Santiago. 150.000 a piedi. Sì, no, io parlo solo quelli che fanno ovviamente il cammino, diciamo i pellegrini. Sì, sono molti, tutti i pellegrini. Se prendiamo tutti quelli che vanno in Galizia e passano a Santiago sono tantissimi. E questi sono quelli che vengono censiti dall'Officina di Santiago. A questi hanno fatto una domanda, che è: quali di voi vengono qui solo esclusivamente per motivi religiosi? Azzardiamo qualche cifra? 86.888, sono il 39,97%, questi vanno solo esclusivamente per motivi religiosi. Per cui io ringrazio Monsignor Giulietti quando ha detto prima, attenzione, partiamo dai pellegrini, ma aggiungo anche a Monsignore che partiamo dai pellegrini, ma sono talmente importanti, non solo per tutti gli aspetti che ovviamente è pensato Monsignore, perché questi pellegrini si portano altri
60% di persone che vanno sia per motivi religiosi che per altro, quindi si portano dietro quelli che noi chiamiamo turisti, quindi un po' pellegrini e un po' turisti, quindi è una componente fondamentale nell'analisi di come poi questo territorio va organizzato e strutturato. E vi dico un altro paio di dati, sapete quanti impiegati vanno e fanno questa esperienza? Sono 48.615, praticamente rappresentano il 22%. E sapete quanti studenti? Sono 40.360, il 18%. Quindi pensate che tra 18 e 22, il 40%, il 60% è rappresentato da imprenditori, professionisti, sacerdoti, eccetera, eccetera. Quindi, perfetto, pensionati. Quindi una categoria di persone, perdonate, ripeto, sono in Confindustria, assolutamente molto interessante per delle cose che poi vedremo dopo. E poi prendiamo una chicca, a me piace lavorare sulle nicchie. Io ho una struttura di una quindicina di società che lavorano soprattutto sulle nicchie. Sapete quante persone fanno cicloturismo a Santiago, nel percorso Santiago di Compostela? Sono 26.646, rappresentano il 12%. Sapete cosa vuol dire? Che se noi riuscissimo a portare quegli stessi turisti a fare la Via Lauretana, sono più o meno spalmati sui 6 mesi in cui si lavora per questo tipo di traffico, sono circa 4.500 cicloturisti al mese, sono 1.200-1.150 pedalatori che nella Via Lauretana ogni settimana vanno avanti e indietro. Pensate che ricaduta anche culturale in termini proprio di asset positivi che potremmo avere. Sapete quanti ce ne vanno dall'Italia? Sapete quante persone vanno dal mercato italiano a Santiago di Compostela? Sono 15.621, rappresentano il 7,2%. In verità il grosso traffico dalla Spagna, sono circa 100.000. Allora cerchiamo un po' di capire quello che potrebbe succedere se spostassimo e riuscissimo a portare i 15.000 spagnoli qua e 100.000 italiani sulla Via Lauretana. Ma ripeto, mi piaceva giocare un po' più numero, sono andato a prendere le nicchie abbastanza particolari. Lo sapete quanti coreani vanno a Santiago de Compostela? Sono 2.774 visitatori. Ma una cosa importante è che abbiamo pensato, ma quanto valgono i coreani? Quanto spendono i coreani? Allora abbiamo chiamato i nostri corrispondenti spagnoli, abbiamo chiamato abbiamo fatto una serie di conti, abbiamo tolto la parte volo e la ricaduta dei coreani sul Santiago di Compostela sono di 2.880.340 euro. È tanto? È poco? Ma io già per capire se è tanto o poco faccio sempre cerco un po' di paragonare, ma metterli insieme a qualcos'altro. Quella cifra lì sono pari alle entrate del comune di Cesso Palombo e di Pieve Bovigliana, che sono in totale 2.895. Sono tutte le entrate di questi due comuni. Interessante, eh? E ve ne dico un'altra. Sapete quanti vanno in Brasile? Sono 2.431. I brasiliani spendono più dei coreani. Sapete quanto valgono i brasiliani? Fortuna ho degli amici giù in Brasile, mi sanno dire questi numeri. Valgono 2.722.000 euro. Valgono più o meno quanto le entrate del comune di Belforte del Chienti. Allora questo tanto per farvi capire cosa succederebbe in termini economici se noi fossimo bravi, strutturati, organizzati, riuscissimo a metterci in rete e fare una serie di cose che hanno fatto ovviamente prima a Santiago di Compostela. Poi abbiamo fatto un ragionamento, qui abbiamo chiesto all'aiuto a un matematico, abbiamo cercato di capire quanto varrebbe tutta la Via Lauretana se noi riuscissimo a portare questo traffico di soli pellegrini, quindi lasciamo perdere tutti quelli che passano e non si fermano, il morde e fuggi, tutti quelli che vanno attorno a Santiago di Compostela, vanno a Oviedo, vanno a Sarro, sono in tutta la Finisterra, in tutte altre parti, quelli li abbiamo lasciati stare, quindi solo quelli che fanno i famosi 215.000. E vengono fuori questa cifra qua, che sono 259.056. Sono 250 milioni. Sapete quanto vale 250 milioni? La somma di tutti i comuni coinvolti fa 186.479.628 euro. Quindi le entrate dei pellegrini e, diciamo, accompagnatori valgono esattamente il 139% di tutte le entrate di tutti i comuni coinvolti nella Via Lauretana. Allora io credo che sia abbastanza evidente che questo è un treno che assolutamente non dobbiamo perdere. Ma non dobbiamo perdere perché? Perché mi sono tenuto l'ultimo dato, che è veramente quello più importante, che è veramente quello su cui dobbiamo tutti noi riflettere, noi imprenditori, ma soprattutto ovviamente chi gestisce il territorio, sindaci, assessori, ed è questo il dato.
Sapete quanta occupazione potrebbe dare 215.000 pellegrini che più o meno generano 256 milioni di euro di ricavato del territorio? Sono 3.496 addetti nuovi. Mi sbaglio, Casali, ma dovrebbe essere la più grossa azienda a livello marchigiano. Questo vale la Via Lauretana. Ok? E adesso io chiudo con però un messaggio che è assolutamente importante, che è: come li facciamo arrivare? Perché Casali... La verità non è solo il mezzo di trasporto, che è assolutamente importante, è che quello che ci vuole sono sicuramente cultura dell'accoglienza, che è un asset su cui io mi spendo insieme al Presidente Casali da anni con il nostro progetto Sensorabilis, soprattutto a favore del turismo per disabili, perché vuol dire che cultura accoglienza vuol dire un sorriso da parte di ogni marchigiano a ogni straniero che arriva. E noi non dobbiamo imparare solo 2 o 4 o 4.000 parole in inglese per accogliere bene i nostri cari pellegrini che avverranno, ma se vogliamo imparare e trasmettere la vera cultura accoglienza, probabilmente dobbiamo anche imparare una parola che è, ve la dico perché non me la ricordo, onion candida, che vuol dire benvenuto in coreano, perché è questo che noi dobbiamo trasmettere. Il mondo del turismo è fatto semplicemente di percepito. E se il cliente, o meglio turista, o meglio pellegrino, ha un riceve un percepito superiore rispetto a quello che si aspetta, noi abbiamo fatto quel click che poi permette a quel passeggero di raccontare che qualcuno, seppur un vigile urbano, gli ha raccontato e gli ha detto benvenuto in coreano, e gli permetterà questo benvenuto, questa emozione di aver sentito dire la parola benvenuto in coreano, e la racconterà agli amici e farà sì che quel cliente sarà soddisfatto sicuramente, perché avremo dato alberghi di qualità coerente rispetto al prezzo, avremo dato professionalità che dobbiamo assolutamente avere, e abbiamo anche trasmesso quella cosa che non si aspettava, che è a wing candida, che vuol dire benvenuto in coreano. Io spero di essere stato abbastanza chiaro e spero che questo messaggio sia veramente accolto da tutti, perché oggi ci stiamo giocando la più grande azienda marchigiana. Grazie e buon lavoro a tutti. Allora, la ringrazio la ringrazio perché ci ha fatto vedere da imprenditore come i numeri contino, ma i numeri contano non per i numeri in se stessi, ma perché come dire, l'idea di impresa, il fare impresa veramente può essere sia un servizio straordinario per valorizzare quel che c'è stato dato in eredità nei secoli, la fede dei nostri progenitori che hanno creduto nonostante Diocleziano e compagnia, quei geni che hanno realizzato, come Gentile da Fabriano, Raffaello, ma tutti gli altri uomini di bottega, delle opere d'arte straordinarie, ma soprattutto quel popolo che ha creduto e che ha eretto luoghi che ancora oggi noi non possiamo non guardare se non con stupore. Entri in una chiesa, in qualsiasi chiesa, che sia la Pieve, che sia la cattedrale, e generalmente, a meno che non sia una brutta chiesa, purtroppo come ce ne sono tante degli anni 50, 60, poi dopo andare, il primo sentimento è il desiderio di contemplare, e quello che sorge è lo stupore. Ecco, noi avevamo, io facevo sempre una battuta, perché avevo creato in Cattolica un master che era sui beni culturali ecclesiastici, e io iniziavo sempre così le mie lezioni, magari una battuta scema, però ci credo profondamente. Dio creò l'Italia e vide che era cosa troppo bella, solo allora creò gli italiani. E questo è il vero problema. Noi dovevamo puntare fin dall'inizio, nel dopoguerra, innanzitutto con una ricostruzione che avesse senso e fosse rispettosa del territorio, e purtroppo così non è avvenuto. Però dovevamo partire con un'impresa che partisse dalla valorizzazione di quello che avevamo, perché il nostro futuro è nella nostra storia. Il nostro
futuro è nella nostra storia. La nostra storia non è soltanto memoria, è quello che ci permette di andare avanti. Noi abbiamo rinnegato la nostra storia. Io vado in giro per il mondo e vedo persone orgogliose anche del paese più, vabbè, quel che è, e noi purtroppo non siamo orgogliosi del nostro paese. Il nostro paese è un paese straordinario. Noi faremo impresa nella misura in cui ci rendiamo conto della straordinarietà di quello che noi abbiamo, che non dobbiamo inventarci nulla. Cioè, questo è il segreto. Non è che noi dobbiamo prendere il Cammino di Santiago e portarlo qua. I cammini lauretani, come Don Paolo Giulietti ha realizzato il Cammino di San Francesco in Umbria, ci sono già. Si tratta chiaramente di rileggere la storia, si tratta di ritrovare delle vie che siano vie che si possono percorrere a piedi o in bicicletta. Chiaramente non può essere la superstrada, perché gran parte dell'antica via ormai è diventata una superstrada, quindi la vedo difficile far camminare i pellegrini lì, che è il grande problema anche della via Francigena. E quindi da qui ripartire. Il genio dell'impresa va benissimo, ma il genio dell'impresa che si radica in un qualcosa che c'è già. E quindi dalla nostra storia generare futuro e impiego per i nostri giovani. È assurdo che in questo paese, che abbiamo dei beni culturali straordinari, questi beni culturali sono in perdita. Ma sapete che tutti i musei d'Italia hanno meno visitatori del solo Louvre, dove fra l'altro la gran parte sono opere d'arte che ci hanno fregato. Non è possibile tutto ciò, non è possibile. Va bene, andiamo avanti con l'ultimo intervento della tavola rotonda. Diamo la parola al dottor Giovanni Pattoneri, segretario dell'Associazione Cammini d'Europa. Buonasera a tutti. Oggi abbiamo sentito parlare molto, no, di itinerari culturali europei, e uno degli obiettivi, insomma, dichiarati è quello che gli itinerari lauretani diventino un itinerario culturale europeo del Consiglio d'Europa, no? Quindi io diciamo, vorrei dedicare questi pochi minuti un pochino a fare un po' di chiarezza rispetto a questo tematismo e, come dire, dare qualche spunto magari anche di riflessione che potrà servire al gruppo di lavoro che lavorerà allo sviluppo dei cammini lauretani. Quando parliamo di itinerari culturali, non necessariamente parliamo di itinerari culturali europei, non parliamo necessariamente di itinerari culturali europei del Consiglio d'Europa. Possiamo avere itinerari culturali, no, di livello regionale, di livello nazionale, di livello internazionale, senza che questi siano, come dire, riconducibili al label del Consiglio d'Europa. Per arrivare però ad essere itinerario culturale del Consiglio d'Europa, sostanzialmente è necessario avere una serie di requisiti molto chiari e molto precisi, e parto un pochino anche dalla provocazione, mi permetterà Don Paolo, che ha fatto, no, quando ha citato la rotta dei Fenici. È vero, la rotta dei Fenici è uno degli itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa, e dipende un po' da come lo guardiamo questo itinerario, no? Se lo guardiamo così, in senso un po' distaccati, no? E lo consideriamo, come dire, un'opportunità di turismo marittimo del Mediterraneo, certamente io sono d'accordo con lei. Se invece entriamo all'interno, no, di quelli che sono tutte le possibili declinazioni di questo itinerario, e quindi cominciamo a ragionare del bacino del Mediterraneo come un bacino che nel quale si confronta tutta la parte del Nord Africa con l'Europa e l'Europa meridionale. Se lo consideriamo quindi un bacino nel quale è possibile e doveroso discutere di dialogo interculturale e di dialogo interreligioso, se lo consideriamo come un'opportunità di valorizzazione di siti archeologici straordinari, la scorsa settimana ero a Palma di Maiorca, no, la scorsa settimana, due giorni fa, a Palma di Maiorca, e il governo delle Baleari insieme a noi sta lavorando a una valorizzazione dei siti archeologici fenici e non fenici del proprio territorio, e lo sta facendo perché? Perché vuole riposizionare il proprio posizionamento, no, di marketing turistico a livello internazionale. Hanno 13 milioni di turisti a Maiorca e le isole Baleari, ma e non esisteva fino ad oggi un turismo dedicato a questa
componente specifica culturale. Si sta quindi, grazie alla Rotta dei Fenici, sviluppando questo tipo di approccio. Non solo, la Rotta dei Fenici può diventare un'opportunità di diffusione della conoscenza della cultura enogastronomica di tutti i paesi coinvolti, può diventare un'occasione di creazione di nuovi strumenti turistici, no? Di tipo marittimo, ma anche di valorizzazione di cammini che vanno a valorizzare l'entroterra dei porti dove le navi arrivano. Allora, quando parliamo di itinerari culturali, dobbiamo fare un pochino di attenzione. Ci sono itinerari culturali tematici che hanno ovviamente un taglio fortemente religioso e itinerari culturali invece che sono fortemente laici e hanno altri tipi di approcci. Questo lo dico solo per arrivare a dire che per diventare itinerario del Consiglio d'Europa i cammini lauretani dovranno fare una strada abbastanza impegnativa. Impegnativa perché? Perché la risoluzione del Consiglio d'Europa, che definisce quelli che sono i criteri per diventare itinerario culturale del Consiglio d'Europa, prevedono: uno, transnazionalità. Quindi bisogna essere almeno in tre paesi europei. Secondo aspetto, ci vuole un tematismo condiviso. Allora, per esempio, i siti mariani è un approccio metodologico interessante, ma ci sono anche altre esperienze che personalmente ho avuto la fortuna di incontrare anche recentemente, l'esperienza per esempio del Cammino Ignaziano. Il Cammino Ignaziano è ovviamente un cammino dedicato, no, a Ignazio di Loyola, quindi tutto il tema dei gesuiti, e ovviamente questo incrocia in maniera significativa Loreto e esatto, passa a Loreto. C'è l'altro tema che incrocia il territorio nel quale siamo, che è l'incrocio con i cammini francescani. Sapete che c'è l'associazione I Cammini di Francesco che sta lavorando alla costruzione di un itinerario culturale europeo del Consiglio d'Europa, e lo sta facendo con Santiago di Compostela, lo stiamo facendo, nel senso che io sono uno dei consulenti che ha la fortuna di lavorare a quel progetto, coinvolgendo il sud della Francia, tutta la parte della Provenza e tutti i luoghi, diciamo, di diffusione del francescanesimo in questa prima fase, per poi arrivare all'Egitto e alla Terra Santa, eccetera. Questo cammino dei cammini lauretani dovrà tenere presente anche che per essere itinerario del Consiglio d'Europa è necessario darsi una governance molto forte. Cosa vuol dire? Vuol dire che ha la capacità di strutturarsi dal punto di vista organizzativo, sostanzialmente no, si lega alla sostenibilità nel tempo dell'itinerario culturale, perché gli itinerari del Consiglio d'Europa sono sottoposti a verifiche triennali e annualmente bisogna presentare all'Istituto Europeo degli Itinerari una relazione sui contenuti di attività, quindi i seminari fatti, i prodotti turistici fatti, quante persone camminano, come ci si organizza, tutti questi aspetti. Inoltre deve essere un cammino che deve essere democratico e partecipativo, e cioè deve darsi un'organizzazione tale che porti quindi a coinvolgere gli operatori e la popolazione locale, perché troppo spesso accade che gli itinerari sono un disegno intellettuale straordinario, ma sono completamente lontani dalla popolazione, dalle persone, dagli operatori. Non c'è cosa peggiore che andare in una struttura turistica, in un negozio, e dire: ma scusi, ha qualcosa relativo, no, al cammino di lauretano, e sentirti dire cammino lauretano, ma non sapevo che esistesse il cammino lauretano. Ecco, quindi ci sarà la necessità di lavorare a un processo di accreditamento delle strutture turistiche, delle strutture di ospitalità nel territorio, e tutti questi sono elementi fondamentali che vanno a comporre il dossier da scrivere in lingua inglese, che deve essere trasmesso al Consiglio d'Europa sulla base di scadenze che vengono definite. Abbiamo sentito parlare tanto del Cammino di Santiago. Il Cammino di Santiago fa i numeri che le fa, e guardate, non lo fa né perché è un cammino riconosciuto dal Consiglio d'Europa, certamente, ma lo fa perché quel cammino ha una suggestione, un contenuto,
evoca, no? È un'esperienza che le persone fanno, che invita la gente a farlo, e la grande diffusione è stata fatta sì con un grande investimento da parte delle regioni e soprattutto della regione Galizia in termini di comunicazione, perché certamente la regione ha investito sia dal punto di vista infrastrutturale che dal punto di vista della comunicazione. Ma gran parte della diffusione, per esempio sul mercato italiano, di questa esperienza avviene e è avvenuta tramite il passaparola, persone che sono e tramite ovviamente il lavoro delle parrocchie, no? E, esatto, ovviamente la presenza del Papa Giovanni Paolo II, cioè, ha dato una grandissima visibilità, no? A questo, a questa meta e a questo tema. Non a caso il Cammino di Santiago continua ad avere e continua ad incrementare il numero delle presenze indipendentemente dagli anni santi, che sapete hanno una ciclicità di un certo tipo, no? Bene, questo dato è oramai, come dire, anche dagli amici, colleghi dell'Università di Santiago o della Giunta di Galizia, eccetera, oramai è assodato che come dire, questo fenomeno è un fenomeno che va oltre, utilizzano strumenti di comunicazione diversi, utilizzano i libri in Corea, hanno aperto sul mercato coreano perché hanno fatto, uno scrittore ha scritto un libro sul Cammino di Santiago. Hanno un partenariato con un itinerario giapponese, perché questo apre il mercato, tra virgolette, scusate se parlo di mercato, no? Però il mercato dei pellegrini giapponesi, perché esistono ovviamente come dire, pellegrini anche in Giappone. E non a caso la scorsa settimana, no, l'Organizzazione Mondiale del Turismo 15 giorni fa ha organizzato a Santiago di Compostela, e la Giunta di Galizia ha ospitato a Santiago questo congresso mondiale, dove esperti di tutte le mete di pellegrinaggio più conosciute al mondo si sono ritrovati e hanno discusso, una discussione interessantissima alla quale ho avuto piacere anche di partecipare. Quindi, diciamo, il mio intervento non è un intervento per raffreddare gli animi, voglio che sia molto chiaro, è un intervento per dire che si sta facendo un lavoro straordinario, è importantissimo avere come obiettivo quello del Consiglio d'Europa, perché dal punto di vista metodologico è l'unico che in realtà definisce in modo utile, no? Una modalità di organizzazione degli itinerari, ma dobbiamo tutti essere consapevoli che è un cammino impegnativo e che le istituzioni in primo luogo dovranno sostenere questo cammino, che non sarà un cammino veloce da, permettetemi, campagna elettorale per poter avere il risultato da presentare, no? Ma è un cammino che prevede un investimento duraturo nei tempi. Grazie. Ringrazio il dottor Pattoneri, si dice Pattoneri, e lo ringrazio perché ci ha ricordato una cosa che purtroppo in Italia ci dimentichiamo troppo spesso: non è il riconoscimento che fa la realtà, ma la realtà che permette il riconoscimento. Qui magari partiamo dal richiedere il riconoscimento di qualcosa che ancora non c'è. Questo non significa che non si debba fare di tutto perché questo cammino, i cammini lauretani, vengano riconosciuti come itinerario culturale europeo. Ma vengono riconosciuti come itinerario culturale europeo se sono veramente un itinerario, se fanno veramente cultura, se la fede qui genera veramente cultura, oltre che imprese. Perché altrimenti non ci si capisce. Cioè, in questo paese si fa di tutto per ottenere delle medagliette che poi alla fine non servono a niente, a nessuno, perché il Cammino di Santiago ha fatto i numeri non quando era riconosciuto come itinerario culturale europeo, ha fatto i numeri perché c'era una storia, ora al di là delle percentuali del 40-30 di fedeli o non fedeli, di chi fa un'esperienza personale, eccetera eccetera, era un'esperienza vera, era un'esperienza reale, era una storia millenaria che non si era mai persa. A un certo punto ce n'erano pochissimi e facevano quel cammino. E poi dopo questi pochissimi sono cresciuti. Ma lì c'è sempre stato, e ci sono sempre stati i cammini, la gente ha sempre camminato. Nella via Francigena a un certo punto non ha più camminato. E infatti si fa fatica.
E anche se ci fossero 1000 riconoscimenti per quanto riguarda la via Francigena in Italia, si fa fatica lo stesso. Allora, prima si parte dalla realtà e poi si chiede il riconoscimento. Ora vorrei dare la parola breve però, la parola breve, 2 minuti, a una persona straordinaria che abbiamo conosciuto in questi giorni, ieri è intervenuto all'incontro di Fontavellana, che è un tour operator inglese che si chiama Anthony Weaver e che conosce l'Italia meglio sicuramente di me. Prego Anthony, venga qui. Sta lì, vengo io allora da lei. No, porto tutto il mio peso lì da lei, non si preoccupi. Grazie Giovanni, sì. Io ho lavorato 20 anni come professore di spagnolo, la mia parrocchia a Londra, dei padri rosminiani, e anche cappella dell'ambasciata di Spagna. Comunque io ho vissuto questo sviluppo incredibile del Cammino di Santiago. È una cosa abbastanza recente, 25-30 anni. E tutto lavoro dell'incredibile politico Manuel Fraga Iribarne, presidente della Giunta di Galizia, ministro del turismo del generalissimo Franco, ambasciatore di Spagna a Londra, dove mi ha aiutato con un gruppo di giovani. Comunque è lui, Manuel Fraga, di felice memoria, è scomparso 3 anni fa, che è la causa di questo, con fondi europei. Parliamo concretamente. Io parlo del mercato di lingua inglese. Inghilterra, Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda. Perché quanti pellegrini? Perché in tutte queste città c'è un'associazione, The Confraternity of St. James, che fa una diffusione permanente sul cammino. Confraternity of St. James. Comunque, per... io ho ascoltato ieri per prima volta il presidente in Sicilia. Il presidente Spacca. Io vedo l'energia nel presidente Spacca che ho visto in Fraga e Ibarne. Comunque c'è speranza per Loreto. Facendo un gemellaggio con il santuario nazionale nostro, Walsingham, nell'est d'Inghilterra, e con un centro di diffusione per Loreto, esattamente come fanno per Santiago. Un ufficio nazionale di promozione per Loreto con diffusione di conferenze, articoli per la via Lauretana. Sarebbe una strada lunga di 20 anni, ma io abito a Covent Garden, a 5 metri della libreria di viaggi più grande del mondo, Stanford's. 20 anni fa c'erano in Stanford's 3 libri sul Cammino di Santiago, oggi ci sono 50. Comunque, oggi in questa libreria di viaggi più grande del mondo, nessun libro sulla via Lauretana, si Dios quiere, in 20 anni, 50. Ma questa associazione ha una piccola sovvenzione dell'ambasciata di Spagna a Londra. Dove è la sovvenzione dell'ambasciata d'Italia per la via Lauretana? Non vedo questa sovvenzione. È il primo ministro ieri in Downing Street, no? Ma non vedo questa sovvenzione. Anche un sistema di refugios. Senza questo sistema di refugios, di ostelle, impossibile è aprire, per piacere,
un centro di diffusione in Seoul, capitale di Corea, con l'aiuto dell'Università dei Gesuiti in Seoul. È un mercato, come ha detto il professor Scotty Keane, un mercato importantissimo. Grazie. Grazie. Grazie Anthony. Siamo in chiusura. Ci sono diciamo tre domande, non relazioni, domande. Prego. Io sono spagnolo. Soy español. Me llamo Jaime Giacomo, ma abito in Fátima. Sono agente di viaggio, sono giornalista, sono scrittore. 10 libri di Fátima, per esempio. Fátima sta in crisi, i portoghesi non viaggiano. Io credo che i prossimi mercati per noi, per me particolarmente, sia l'America Latina, il mercato del Messico, per esempio. È stato in marzo scorso, scusarmi il mio italiano che non è molto perfetto, e credo che il mercato messicano è molto importante per voi. Si parla del turismo religioso nella Marche, non è conosciuto questo mercato. Loreto sì, principalmente in un movimento che si chiama Camino Neocatecumenale, che fa il cammino e passa per Loreto. La mia proposta, fare questo foglietto, divulgarlo, fare promozione e coniugare l'esforzo. Questa mattina abbiamo parlato di questo. Tutti gli anni, e per 25 anni, sono partecipando con Antonio a Bidrel, Aurea, San Giovanni Rotondo, a Padua, il Santuario d'Europa. È stato a Paola, ieri. Credo che era buono coniugare l'esforzo mutuo. Paola è stato ieri. Primo, fare questo in lingua spagnola, per la Spagna, anche per il Messico, per l'Argentina. Dopo, coniugare l'esforzo mutuo, perché un grande evento come questo, ieri a Calabria altro evento, e a San Giovanni Rotondo dopodomani, questo anche per noi è difficile. E auguri a tutti, perché forza, coraggio, forza. Grazie. Sì, sono Alberto Morrisi del Centro Studi San Claudio al Chienti. Ho sentito un'affermazione della strada francigena, dice come mai si è persa. Penso, se devo fare una domanda o un'affermazione, si è persa esclusivamente perché ancora oggi non si sa più qual è la Francia delle origini. E posso permettermi di dire che la Francia delle origini è il Piceno, che nel Medioevo era il luogo di residenza dei Franchi, mentre nel Medioevo in tutti i documenti si parla di Gallia di Francia. Ora, se il presidente Spacca si è informato a Fontavellana, si è meravigliato della presenza dell'origine della Mezzadria nelle Marche, domandatevi perché per le Marche c'è stata l'origine della Mezzadria. È perché Carlo Magno ha lasciato in comune determinate proprietà e da qui nel tempo si sono dimostrate come origine della Mezzadria. Grazie. Grazie. Come? Sì. Allora ci dicono che dobbiamo chiudere. Comunque, dica. No, volevo breve, solo velocissimo dire sulla francigena. Ovviamente a livello nazionale io credo che chi segue questo tema, il tema degli itinerari, no, vede che sulla francigena si continua a investire, si continuano a fare iniziative, c'è un programma annuale di eventi, no, che lega tutti gli itinerari. Cosa succede? Succede che effettivamente sulla francigena non si riesce a fare ad aumentare il numero dei pellegrini, no? Con le dinamiche che invece ha avuto il Cammino di Santiago. Io credo che dobbiamo ritornare al tema che dicevamo prima, cioè la suggestione dell'itinerario. Se l'itinerario è un itinerario che
crea impatto, sicuramente le persone lo percorrono. Non è un caso che il cammino di Francesco, che è molto più nuovo, no, Don Paolo, è un investimento degli ultimi 10 anni fondamentalmente, si è cominciato a lavorare, no, su questo tema, ha numeri che più o meno dal punto di vista dei pellegrini sono sì, ma perché? Perché Assisi e i luoghi del francescanesimo hanno una suggestione che è straordinariamente più forte. Ecco, allora, va bene, questo è un dibattito per un'altra tavola rotonda, ci scusi, così facciamo, no, se vuole ci sarà occasione, dibattiamo nel Piceno dell'origine, è anche interessante, dell'origine, no, io dico è interessante, però è una domanda, ma sulla Francigena ci sono grandi dibattiti, qui c'è Don Paolo Giulietti che è un grande esperto. Magari ci sarà occasione, se lei ci invita nel suo centro culturale, facciamo un bel dibattito sulla Francigena. Oggi si parlava dei cammini lauretani. Grazie. Allora, ora siamo proprio alle conclusioni. E credo che in questa tavola rotonda ci siano stati numerosi spunti. Quello che si è capito è che i cammini lauretani hanno una meta precisa che c'è, che è in realtà, che è Loreto, dove già ci vanno ogni anno 4 milioni di persone, la gran parte spero per fede, qualcun altro magari per turismo culturale. E abbiamo capito la necessità di fare rete, di essere in sinergia, non a parole ma con i fatti, perché solo così possiamo vincere le sfide, altrimenti non ce la facciamo, cioè ci vuole l'entusiasmo dell'imprenditore Scortichini che ci snocciola i numeri, ogni volta che snocciolava un numero gli brillavano gli occhi. E lì si capisce veramente l'imprenditore capace che vuole fare le cose, non quello che vuole semplicemente approfittare di una situazione. C'era il professore appunto dell'Università di Macerata che ci raccontava dell'importanza di avere un'università qui e di ritornare a conoscere la nostra storia, perché senza questa storia non si va da nessuna parte. Ognuno ha dato, c'era il bravo Vedeschi che conosco da tanti anni, che ci raccontava della possibilità di fare impresa culturale. Ecco, ognuno è capace di dare un contributo. Di fronte ai beni culturali del nostro paese probabilmente dovremo inventarci anche un modo di fare impresa nuovo, e probabilmente i nostri imprenditori qui presenti sono persone che hanno la capacità e la voglia di farlo. Io volevo dire solo 5 parole in conclusione, che sono le parole che avevo messo all'introduzione di un progetto presentato in CEI, che sono i parchi culturali ecclesiali, il cui acronimo è PACE. La prima parola è educare lo sguardo. Cioè, noi riconosciamo la straordinarietà di un luogo che magari ci abitiamo vicino nella misura in cui sappiamo guardarlo, altrimenti quel luogo per noi è assolutamente indifferente. Voi pensate alla storia di Lucia, Renzo guardava Lucia con gli occhi dell'innamorato, gli altri che guardavano Lucia non ci trovavano nulla, Renzo ci ha visto il mondo, ci ha visto il suo orizzonte, ed è quello che voi dovete vedere per quanto riguarda i luoghi dei cammini lauretani. L'altra parola è lasciarsi stupire, dal telefonino. Gregorio di Nissa diceva, i concetti creano idoli, solo lo stupore conosce. Noi abbiamo luoghi dove il primo impatto non è il concetto, non è l'idea, è lo stupore. Riempiamoci di questo stupore. Abbiamo il coraggio di stupirci ancora, è possibile. Di fronte alla straordinarietà della bellezza delle nature, penso al Conero. Io ho avuto modo di andarci poco, ma è uno dei luoghi più straordinari, secondo me, del nostro paese. E penso a quello che c'è, per esempio, in questa abbazia. Uno entra qui dentro, come fa a non stupirsi? L'altra parola chiave è mettersi in cammino, si parlava di cammini. Qui si pensa che navigando nel web si conosce, non è vero niente.
Navigando nel web si può annusare qualcosa, ma se uno vuole conoscere ci deve andare. E a volte il modo migliore per andarci, come a Santiago di Compostela, è camminare verso quel luogo, per conoscere tutto ciò che c'è intorno, per fare un cammino, per fare, come si diceva prima, un'esperienza. L'altra parola, che è la quarta, è lasciarci interrogare. Il luogo che viviamo ci pone delle domande, ci chiede quale sia il modo più giusto per abitarlo e per rendere feconda la terra. Non dimentichiamo che qui siamo ospiti, noi queste terre, purtroppo anche le Marche, l'abbiamo depredata e cementificata. Ora basta, voltiamo pagina. La penultima domanda è essere custodi. Quando scopriamo una cosa bella, e qui ce ne sono tante, bisogna custodirla. Non si può valorizzare, non si può promuovere, non si può chiedere alla gente di venire se non siamo noi i primi custodi del luogo che noi viviamo. E l'ultima parola è la gratitudine. Saper rendere grazie per la terra che ci è stata data ad abitare, con la sua bellezza e le sue zone grigie e a volte buie. E sapere essere come San Francesco, la cui gratitudine nel Cantico delle Creature è stata contemplativa e operosa insieme. Quindi sappiamo contemplare, a me viene meglio contemplare, ma sappiamo anche operare, come questi straordinari imprenditori e chi ha voluto l'avventura dei cammini lauretani ha saputo fare. Contemplazione è anche un operare incisivo, un fare impresa. Grazie, buonasera.